Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Sono qui per illustrare la variazione del bilancio di previsione 2017-2019, la numero 6, e quindi la richiesta di ratifica da parte dell'Assemblea Capitolina della variazione di bilancio che è stata fatta da parte della Giunta con i poteri del Consiglio. In merito alla variazione che noi presentiamo in ratifica, mi preme sottolineare il fatto che questa, ancorché intervenuta a seguito delle richieste che erano state presentate in visione entro il 30 di settembre, poi ha recuperato anche tutte le richieste da parte dei dipartimenti e in particolare anche dei municipi che consentissero la verifica ulteriore degli stanziamenti in relazione a quelle che erano le criticità che sono state risolte con questa delibera. In introduzione aggiungo anche che la delibera nasce soprattutto dalle richieste che erano state fatte dai municipi che non avevano trovato soddisfazione nell'assestamento per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio di luglio, che hanno continuato a fornire servizi per i quali sono chiamati direttamente i municipi e con questa variazione sono state introdotte, magari per un importo pari a 4 milioni di euro distribuito all'interno dei municipi, la salvaguardia degli stanziamenti di bilancio sul 2017 e la copertura per quei servizi per i quali avevano fatto ulteriori richieste fino a giugno del 2018, soprattutto sull'AIC, garantendo il servizio che era stato richiesto per tutte le altre linee, soprattutto per quanto riguarda il sociale. Per quanto riguarda le richieste dei dipartimenti, poi abbiamo fatto la ricognizione, come vedete questa variazione di bilancio è contraddistinta soprattutto da delle maggiori entrate che sono state già immediatamente messe a disposizione all'interno del bilancio di previsione, anche in relazione ai fondi vincolati che noi abbiamo dovuto utilizzare e inseriti, e faccio riferimento in particolare anche alla riqualificazione di Piazza Augusto Imperatore applicando avanzo di amministrazione, all'utilizzo che noi abbiamo fatto della cessione delle quote di aeroporti di Roma che sono state utilizzate soprattutto anche per limitare il processo di indebitamento di Roma Capitale, quindi sono stati sostituiti i mutui che trovate all'interno della variazione di bilancio. E abbiamo utilizzato appunto la cessione sul titolo secondo, diminuendo ulteriormente l'indebitamento da parte di Roma Capitale. Mi preme sottolineare, tra le altre, a parte alcune variazioni tecniche che possono essere legate al riconoscimento di debito fuori bilancio per Roma Metropolitana, per l'accantonamento a fondo crediti dubbia agibilità per quanto riguarda la Tari, delle risorse che noi abbiamo, la riqualificazione, come dicevo prima, di Piazza Augusto Imperatore per 10 milioni per la realizzazione della nuova piazza monumentale, 10 milioni e mezzo quindi ottenuti dal Ministero dell'Ambiente per quanto riguarda la raccolta differenziata. La manutenzione straordinaria delle strade per 6 milioni e mezzo della galleria Giovanni XXIII, della via Nomentana, di Tor Bella Monaca e di via Le Ostiense. Un'ulteriore assegnazione di risorse per 6,1 milioni per l'ammodernamento della rete e la sicurezza degli impianti sull'illuminazione pubblica, a seguito anche del riconoscimento, come vedremo, dei rapporti con Acea, e la gestione del parcheggio e mobilità sostenibile per 5,2 milioni di maggiori proventi da sosta e pagamento. Abbiamo, come indicavo prima, per i municipi messo a disposizione 3,8 milioni di risorse per garantire il servizio di assistenza per i minorenni, per il SAISH e per il SISMIF, riserva naturale del litorale romano 348 mila euro ottenuti con il contributo statale per l'acquisto e recinzione durevole e la manutenzione ordinaria delle fontane Acqua Paola al Gianicolo, Mosè al Peschiera, Ninfea, Acqua Vergine al Principio. Mi preme in ogni caso anche ricordare come questa è stata utilizzata come variazione di bilancio inerente alla riarmonizzazione delle risorse e che ci consentano di arrivare alla definizione degli equilibri di bilancio sia sul 2017, 2018 e 2019 e che, come vedrete, la variazione che dovremo fare entro il 30 di novembre sarà molto leggera perché gran parte delle variazioni sono già state inserite in queste e messe a disposizione da parte della Giunta alla ratifica dell'Assemblea Capitolina. Grazie.